Parliamo ora di un grande scienziato, dimenticato, volutamente cancellato dalla storia, una figura sconosciuta al grande pubblico. Ancora oggi ci sono persone che arrivano a definirlo come l'uomo che inventò il XX secolo. Il suo nome è Nikola Tesla. Conosciamolo meglio. Ci troviamo in un luogo speciale, la centrale termoelettrica Monte Martini di Roma. Oggi è diventata un museo, ma all'inizio del Novecento era un centro d'eccellenza per la produzione di energia elettrica. E proprio di energia parleremo da questo luogo, però questa volta legata alla storia di un personaggio molto particolare. È uno degli scienziati più enigmatici dello scorso secolo. Fisico, filosofo, inventore. C'è chi lo paragona addirittura a Leonardo da Vinci, c'è chi dice che lui avrebbe potuto cambiare il destino dell'intera umanità. Molti lo hanno dimenticato, ma per fortuna non tutti. Si chiama Nikola Tesla, il genio che ha inventato il XX secolo. La tumultuosa parabola di Nikola Tesla può essere analizzata da molti punti di vista, ma il modo migliore, forse, è partire dalla fine. Tutti gli strabilianti risultati scientifici da lui conseguiti sembrano infatti essersi stranamente persi nella confusione della sua morte. Il 5 gennaio del 1943, Nikola Tesla telefona al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ed offre il progetto completo di una delle sue ultime invenzioni. Il colonnello Erskine promette di richiamarlo, ma non lo farà mai. Tre giorni dopo, l'8 gennaio 1943, Tesla viene invece trovato morto in una camera dell'Hotel New York. In quello stesso momento, tutto il suo lavoro viene dichiarato top secret dall'FBI, dalla Marina Militare Americana e dal vicepresidente americano Harry Wallace. Cosa aveva scoperto di così importante Nikola Tesla? Perché il suo lavoro doveva rimanere segreto? La sua morte ha a che fare con le sue invenzioni? Proviamo a fare luce sul mondo oscuro di una delle più brillanti menti del Novecento. Tesla viene definito da sempre come un grande pioniere, un grande anticipatore rispetto al tempo in cui viveva, o addirittura un uomo che non apparteneva a nessun tempo. Ma è stato anche definito come Tesla creatore di sogni, o come Tesla il genio che ha illuminato il mondo. Ma c'è anche chi è convinto che Tesla è semplicemente l'uomo che ha inventato il XX secolo. A Nikola Tesla sono attribuite almeno 700 invenzioni, tra cui l'energia elettrica a corrente alternata, quella che usiamo tutt'oggi, la diffusione radio, l'uso medico della risonanza magnetica, la prima stazione di energia idroelettrica, la scienza della sismologia, l'auto elettrica senza generatore di corrente e tanto altro ancora. Ancora oggi, nel XXI secolo, Nikola Tesla sorprende per le sue grandi scoperte su qualcosa di avveniristico per il suo tempo: le trasmissioni senza fili. Era solo il 1898 quando lasciò tutti i presenti sbalorditi durante una dimostrazione al Madison Square Garden a New York del suo piccolo sottomarino telecomandato. Ma nonostante le numerose e strabilianti scoperte scientifiche, il nome di Tesla spesso è più facile trovarlo all'interno di romanzi di fantascienza piuttosto che in trattati accademici. Come mai? E soprattutto perché alcuni suoi colleghi hanno addirittura pensato che queste conoscenze arriverebbero da contatti con altre dimensioni. Durante uno dei tanti esperimenti nel suo laboratorio di Colorado Springs, Nikola Tesla dichiarò di aver ricevuto dallo spazio un segnale che si ripeteva di continuo. Ho ricevuto segnali che ho interpretato come 1, 2, 3, 4. Credo che gli extraterrestri usino i numeri perché i numeri sono universali. Ovviamente all'epoca non fu preso sul serio.
ma aveva intuito qualcosa che solo molti anni dopo sarebbe stato scoperto ufficialmente. Le onde radio provenienti dallo spazio profondo. Ma chi era veramente Nikola Tesla? È arrivato il momento di fare un salto indietro nel tempo e di arrivare fino in Croazia. Nikola Tesla nasce fra il 9 e il 10 luglio del 1856 a Smiljan, vicino Gospic, nell'attuale Croazia. All'esterno della piccola casa di campagna infuria un violento temporale e la levatrice che assiste la madre, scherzando, dirà che il bambino non può che essere il figlio della tempesta. Non poteva certo immaginare quanto sarebbe stata fondata la sua profezia. Ogni visione, ogni progetto che ho realizzato è stato preceduto da forti bagliori di luce che disturbavano la mia visione degli oggetti reali e creavano confusione nei miei pensieri e nelle mie azioni. Poi tutto si faceva chiaro. Stiamo per scoprire le ultime incredibili verità sul mistero di Nikola Tesla. Ma non solo. Sveleremo gli inquietanti retroscena della più grande strage ferroviaria italiana. Studieremo i simboli esoterici che sembrano essere collegati alla mappa della capitale del potere mondiale, Washington DC. Sì, ma dopo la pubblicità. Nikola Tesla nasce fra il 9 e il 10 luglio del 1856 a Smiljan, vicino Gospic, nell'attuale Croazia. All'esterno della piccola casa di campagna infuria un violento temporale e la levatrice che assiste la madre, scherzando, dirà che il bambino non può che essere il figlio della tempesta. Non poteva certo immaginare quanto sarebbe stata fondata la sua profezia. Ogni visione, ogni progetto che ho realizzato è stato preceduto da forti bagliori di luce che disturbavano la mia visione degli oggetti reali e creavano confusione nei miei pensieri e nelle mie azioni. Poi tutto si faceva chiaro. Il primo grande mistero della vita di Nikola Tesla è la stessa struttura della sua mente. Infatti, molti che lo hanno conosciuto raccontano della sua fervida immaginazione, un'immaginazione tecnica che gli permetteva di realizzare solo nella sua mente dei progetti già completi, definiti e funzionanti. La realizzazione pratica era poi solo un particolare. È assolutamente uguale per me, sia che faccia girare la mia turbina nel pensiero, sia che la provi nel mio laboratorio. Riesco a vedere se è bilanciata o meno. Non c'è differenza alcuna. I risultati sono gli stessi. A Tesla, come agli altri bambini, sarebbe piaciuto volare. L'antico sogno di Icaro e Dedalo, che però lui tentò di realizzare con un vecchio ombrello. Saltò dal tetto della casa dei suoi genitori e ovviamente finì rovinosamente a terra. Molti anni dopo però progettò il primo aereo a decollo verticale. Più tardi l'industria militare europea realizzò un aereo del genere, ma molti non sanno che il progetto era proprio di Tesla. Sui laghi di Plitvice e sui fiumi che scorrevano nel suo paese, il piccolo Tesla costruiva per gioco piccole turbine di legno. Chissà se immaginava che più in là negli anni le avrebbe costruite molto più grandi per la famosa e gigantesca idroturbina delle cascate del Niagara. Questo era il giovane Tesla. Entusiasta, instancabile, visionario e contemporaneamente geniale. Un destino già scritto, il destino di un genio.